pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga Siamo vita. In compagnia di Fabio Caserta. Ecco Fabio, diciamo, vittoria di Catanzaro, ok, vecchio discorso, adesso bisogna pensare a Monopoli. Monopoli che ha vinto a Pagani, e se andiamo a vedere un po' in classifica, al pari tra Juve e Stabia ha subito solo due reti e quindi è la miglior difesa di questo girone C. Una squadra che gioca bene, una squadra forte, subisce pochi gol. Già anche l'anno scorso abbiamo, se ci ricordiamo, ci ha fatto anche un po' soffrire perché hanno delle buone trame di gioco. È una squadra ben organizzata, un allenatore che a me piace anche sia come mette la squadra in campo, anche ho avuto modo anche di parlarci e mi sembra anche una bravissima persona, quindi i risultati si vedono anche in campo, perché ripeto, la squadra gioca bene, noi dobbiamo stare attenti perché una squadra arriverà una squadra forte che vuole fare bene, vuole cercare di vincere, e noi non dobbiamo permettere questo, dobbiamo stare concentrati dal primo all'ultimo minuto e cercare di fare una partita importante. Ecco, al pari della Juve Stabia un po' hanno proseguito nel cammino intrapreso l'anno scorso. Monopoli che l'anno scorso fu eliminato dal Francavilla nei playoff, Francavilla che poi venne qui a Castellammare e rese la vita difficile anche alla Juve Stabia. Ecco, nel Lega Pro in generale, nel calcio, la continuità dà sempre risultati. Ma sicuramente è importante, la continuità è un fattore molto importante perché permette al tecnico, ai giocatori che stavano l'anno prima, magari partire con una base dove c'è conoscenza, dove c'è ogni ragazzo sa i pregi e i difetti del compagno, e quindi è normale che qualche vantaggio te lo crei. Però al di là dell'anno scorso, anche quest'anno il Monopoli è partito bene, sta facendo bene, è una squadra forte con sia gli 11 titolari sia chi subentra, perché hanno una panchina molto anche importante, anche l'allenatore soprattutto nel reparto avanzato ha giocatori molto forti che può decidere settimana dopo settimana da mettere in campo dal primo minuto, però ripeto sono tutti forti, quindi dobbiamo aspettarci una partita difficile, una partita che si può decidere anche all'ultimo minuto, una partita che non bisogna assolutamente sottovalutare, perché in questo momento la cosa più facile sarebbe pensare alle 5 vittorie consecutive. Sento dell'euforia, sento da una parte mi piace, dall'altra no, perché siamo appena all'inizio del campionato, non dobbiamo pensare già sento e vedo voli pindarici pensando alla Serie B, no. Noi dobbiamo pensare a lavorare, questa squadra deve lavorare, noi non dobbiamo farci distrarre da... è normale che fa piacere che ritorni l'entusiasmo, ma deve continuare così, noi dobbiamo continuare a lavorare così, far parlare gli altri, perché noi non dobbiamo parlare, noi siamo una squadra che deve stare zitta, pedalare, lavorare, perché non ci possiamo permettere il lusso di parlare dopo 5 partite. Io ripeto sempre, il calcio è così drastico in alcuni momenti perché bastano 2 partite per ributtarti giù, per demoralizzarti. Noi dobbiamo essere bravi, non esaltarci in questi momenti e non batterci nei momenti magari un po' meno felici come questi. Ecco, hai recuperato qualcuno ancora che ferma il box, come di Roberto Elia per esempio? Sì, credo ancora Elia, forse non sappiamo, valuteremo oggi e domani mattina, gli altri dovrebbero essere tutti disponibili, quindi aspetterò fino a domani come faccio di solito l'ultimo giorno per decidere chi fare giocare, però spero che già da domani possa avere quasi tutta la rosa a disposizione. Nel Monopoli c'è l'ex Berardi,
ecco, un tuo giudizio su questo calciatore che l'anno scorso è iniziato bene, poi è sparito un po' dai piani della Juve e poi è ritornato alla grande nel finale di stagione. Ma non è vero che non è sparito, perché lui ha avuto un inizio importantissimo come Strefezza, come tutti gli altri giovani, poi ha avuto un infortunio fisico e quindi è stato costretto a saltare un po' di partite. Ritornando dall'infortunio non è mai facile ritornare ai livelli prima dell'infortunio. Poi piano piano è ritornato a fare delle cose importanti, a fare delle partite importanti. Un ragazzo che, ti confesso, anche quest'anno volevamo tenere e far ripartire qui, perché abbiamo notato che è un giocatore forte, è un ragazzo, un giovane forte che può fare più ruoli, ti può permettere e ti dare la possibilità di cambiare anche durante la partita in corso modulo, se c'è lui in campo negli 11. Sta facendo anche bene lì a Monopoli, perché ho visto anche alcune partite che gli dà quella qualità, soprattutto nel reparto avanzato, rispetto agli altri ha delle qualità che magari gli altri non hanno. È un giocatore forte da tenere veramente sott'occhio, perché può fare male. Una vittoria e un pareggio fuori casa per questo Monopoli, segno che fuori casa davvero rende difficile la vita agli avversari. Ma sia in casa che fuori casa, perché ho visto la partita con il Rende, non meritava assolutamente di perdere. Nelle ultime quattro partite ha subito solo due gol. È una squadra ostica, una squadra che sia in casa che fuori casa cerca sempre di fare la partita, perché ha vinto a Reggio Calabria contro la Regina, contro la Paganese, ha pareggiato col Trapani, ha perso a mio avviso immeritatamente col Rende. È una squadra difficile da affrontare, perché si chiudono bene, ripartono bene, hanno, ripeto, delle buone trame di gioco. Domani sarà una partita per noi molto difficile, però dobbiamo essere anche consapevoli che dobbiamo affrontare il Monopoli come abbiamo affrontato tutte le altre squadre, consapevoli della forza degli avversari, ma anche consapevoli della nostra forza. Ecco, direttore generale Clemente Filippi, dopo la partita di Catanzaro ha detto: noi abbiamo invitato per domani le scuole calcio, stiamo cercando un po' di riempire il Menti. A questo punto te lo chiediamo anche a te il solito appello, se lo vuoi fare, una tua frase, un qualche cosa che vuoi dire a questi tifosi che, come dicevi tu, si stanno accendendo, è tornato l'entusiasmo, però bisogna dimostrarlo con la presenza, soprattutto qui in casa. Ma penso che questa squadra, al di là degli appelli, perché è inutile fare ancora appelli, stiamo parlando anche dell'anno scorso di appelli, penso che questa squadra merita un pubblico e una cornice di pubblico importante per quello che sta facendo. Poi non serve, secondo me, fare appelli. Poi la società ha invitato anche le scuole calcio, mi auguro che ci siano, perché vedere lo stadio pieno sicuramente, soprattutto anche per i calciatori nuovi che hanno visto sempre la Juve Stabia dall'esterno, giocandoci in casa, e avere tifosi dalla propria parte sicuramente può essere una cosa, un fattore in più per noi, per la squadra, perché, ripeto, per il campionato, questo inizio campionato che sta facendo i ragazzi meritano una cornice di pubblico veramente, veramente importante. Mi auguro che ci sia tanta gente, appelli. Chi ama la Juve Stabia non c'è bisogno di fare appelli, viene al di là della categoria, al di là della posizione in classifica, al di là di quello che fa la squadra. Il vero tifoso viene a prescindere.